Thank you. Bentrovati amici telespettatori. Questo appuntamento di Culturalmente Parlando lo dedichiamo a Salvatore Migale. Salvatore Migale, già sindaco di Cutro, è stata un'espressione politica che si è impegnato, eh, dobbiamo dire, nel nostro territorio, sempre partendo da quello che era il significato di politica, il servizio al cittadino. Ha scritto questo libro, Il Sindaco di Tutti: un tratto di storia amministrativa di, Curu, di Cutro, le cui radici affondano nel. E la cultura politica degli anni 60 del Novecento. Quindi benvenuto Salvatore nei nostri studi per la presentazione del tuo libro. Come nasce questa voglia di raccontare appunto che cos'era la politica? Intanto grazie a voi per avermi ospitato in trasmissione. Nasce dall'esigenza di non far dimenticare una storia che è la storia, un tratto di storia, come dice il sottotitolo amministrativa di Cutro, ma che può essere avvicinata a tante storie dei nostri comuni calabresi, dove c'è stato un impegno, c'è stata anche la realizzazione di tante opere, una, delle manifestazioni culturali per far crescere socialmente e culturalmente il territorio. E poi c'è raccontato anche tante persone che si sono impegnate ai vari livelli sia nelle maggioranze ma anche nelle opposizioni perché la classe dirigente non è solo chi l'esecutivo chi governa ma tutto il consiglio comunale le associazioni parlo per esempio del centro anziani tanti anziani che si sono impegnati per costituire il centro per anche far conoscere l'identità degli anziani calabresi e cutresi in questa diciamo, occasione, in questo esempio. Per quanti anni hai fatto il sindaco a Cutro? Io l'ho fatto per cinque volte, circa vent'anni, quasi vent'anni di... E qui è narrato un periodo specifico corredato di documenti, delibere, decreti leggi e quindi è un lavoro anche scientifico come dice nella prefazione Michele Furci che ha curato sia la prefazione ha realizzato la prefazione, la prefazione ma anche ha curato i testi e perché è scientifico? perché questi documenti vengono messi eh, come dire, a, a disposizione di qualsiasi cittadino che con semplicità può leggere questa storia nella quale si riconosce, poi ci sono anche tutte le liste che si sono succedute, ma anche con un accenno e in sintesi al periodo dal 1946, dall'avvento della Repubblica, fino al 1978 e poi finisce al 2001 con delle propagini che si allungano fino al 2011 per quanto riguarda la Chiesa delle Monachelle che è stata inaugurata il 6 maggio 2011 e anche il Cavalcavia di Steccato che è stato inaugurato tra il 2006 e il 2011. Per il resto, il periodo successivo, che poi io sono ritornato a fare il sindaco nel 2006 fino al 2015, sto già lavorando a un secondo volume proprio per... Come dire, fare un lavoro sistematico, di modo che chiunque, giovani specialmente che vogliono approcciarsi alla politica, possono leggere questo libro e capire magari come funzionava la politica prima, l'impegno, la scuola che si seguiva. Io sono stato eletto nel Consiglio Comunale nel 1978. Ma ero già iscritto al partito dal 1968, quindi dopo dieci anni il partito mi ha proposto la candidatura. Che tra l'altro ero studente universitario prossimo alla laurea, stavo preparando la tesi in quel periodo. Ed è poi anche le vicende: ci sono vicende nazionali, eh, ci sono vicende regionali e naturalmente le vicende locali. Quindi è un po'. Per esempio, le elezioni alla nuova provincia di Crotone, con tutti i candidati, gli eletti, eh, le elezioni politiche. Un po', diciamo, ho cercato di raccontare un pezzo di storia che può essere anche un esempio, uno sprono. Oggi, che c'è eh, un po' di disaffezione alla politica ed è tutto, si vede tutto marcio, io penso che la politica, fatta in un certo modo, è una cosa bella e ho voluto raccontare anche la tenacia l'impegno il rapporto anche abbiamo avuto anche rapporti noi anche fuori dalla nostra città con, ricordo sicuramente anche lei ricorda il rapporto con reggio emilia il protocollo d'intesa io ho conosciuto quattro sindaci di, che sono stati contemporanei con me è un pezzo di storia importante anche perché dobbiamo dire che eh, i nostri comuni oggi sono molto più attenzionati in modo diverso. Quello che era il servizio del, al cittadino era quello che nasceva già da... Ecco, eh, dicevi che già nel 68 eri iscritto al partito, quindi quella gavetta che serviva a far capire il significato appunto di una Repubblica, il significato eh, di che cos'era la politica e soprattutto come andare incontro per, eh, ai cittadini per migliorare la qualità della vita. Sono tanti gli atti che portano la tua firma e quindi è chiaro che in tutto questo emerge eh, che questo libro sicuramente deve far riflettere i giovani, anche perché oggi è facile dire mi, eh, mi candido, però alla base non c'è la formazione. È vero, perché il partito prima era una scuola, prima di metterti a contatto con il pubblico dovevi fare anche un tirocinio, diciamo. dovevi dimostrare intanto eh, quella capacità di poter rapportarti con eh, la comunità e quindi questo è servito molto perché il tesseramento ai giovani serviva a questo, a introdurli nella politica. Poi successivamente, quando avevi dimostrato delle capacità, allora ti candidavano al Consiglio Comunale, poi al Consiglio provinciale, io sono stato anche consigliere provinciale, racconto anche questa esperienza sia a Catanzaro la prima volta. Il 1990 sono stato eletto al Consiglio Provinciale di Catanzaro e poi il 1995 con l'elezione alla prima elezione alla provincia di Crotone sono stato rieletto fino al 99, diciamo che poi non mi sono più ricandidato e mi sono, diciamo, eh, dedicato in questo periodo sia da consigliere provinciale che da sindaco, ma prima anche assessore e consigliere io cerco anche di valorizzare tutti, anche le opposizioni, di raccontare a volte anche lo scontro che c'era nei consigli comunali, facendo parlare anche i consiglieri, perché ho, ho trascritto anche alcuni verbali di lunghi consigli comunali dove ognuno interveniva portando la sua posizione, le, lo, le sue proposte. E secondo me un, io ho sentito qualcuno che. Di quelli che hanno acquistato il libro, che mi dicono che è molto scorrevole e che dà l'idea proprio di, di che cosa si viveva in questo periodo. Eh, perché la politica, poi, come ci sono stati per esempio dei momenti, racconta alcuni momenti di vicinanza fra la maggioranza e l'opposizione, sia in momenti drammatici, sia nei momenti piacevoli, come poteva essere la festa del crocifisso, dove. In un periodo c'erano le elezioni, per quattro giorni d'accordo tutti i capigruppo, convocato una riunione, per questi quattro giorni nessuno fa politica, non si chiede né voti né niente perché ci dedichiamo tutti a tutti quindi... alla. E poi quando il Casomoro Moro, il Partito Comunista, pur essendoci uno scontro frontale e a cinque giorni dalle elezioni comunali, il partito partecipò alla manifestazione indetta dalla democrazia cristiana, accodandosi al corteo che passò dalla, dove era la sezione del PC e si accodò alla manifestazione della DC tutti insieme per condannare quell'atto vile diciamo, e barbaro che rapì e uccise il presidente della DC Come è mondo. cambiata la politica anche a Cutro, tenendo conto che in questo momento è commissariata, ad esempio? Sì, è cambiata perché non ci sono non c'è un impegno eh, come c'era prima di riunioni, anche succedono delle cose importanti, però non c'è quel collettivo che serviva per dibattere un problema e poi Prendere una decisione, fare delle proposte, organizzare anche delle iniziative non c'è niente. Qualsiasi cosa succeda c'è un silenzio e si aspettano le nuove elezioni, non c'è proprio un'attività, non c'è attività politica, tranne che nei momenti magari alcuni partiti che fanno i congressi, ma sono congressi non molto partecipati dalla, dai cittadini. Una volta un congresso. Era partecipato sì dagli iscritti, ma erano tanti iscritti, non 10-20 persone che le puoi contare così, anche partiti che hanno una certa importanza. Quindi la politica è cambiata moltissimo e secondo me tenderà ancora a cambiare. Io spero in meglio perché quello che sta succedendo oggi, ma non solo a livello locale, anche a livello provinciale, regionale e nazionale, c'è un distacco totale, quasi che la politica la fanno solo delle persone interessate per determinati obiettivi, ma poi alla fine quella idealità che ti spingeva, che ti stimolava è venuta meno, quindi bisogna ritornare a questo anche un momento ideale della politica che sicuramente farà bene e io penso che i giovani oggi hanno questo come ruolo, devono avere questo ruolo, perché spesso vediamo che si ritorna al passato, però a mio avviso, senza voler nulla diciamo, obiettare a quelli che si ripropongono, però quando si crea una nuova classe di gente, se non si misurano i giovani con i problemi reali, che può essere il lavoro, Può essere il sociale. Oggi si vivono tante difficoltà, specialmente dopo la pandemia, dopo questa guerra, anche che non si capisce bene dove ci porterà. Ecco, manca quel movimento che una volta c'era su tutto il territorio, c'era qualcosa di un allarme di guerra e si mobilitavano tutti. Oggi quasi. C'è un silenzio, quindi anche il Parlamento. Non credo che sia solo il silenzio, anche il fatto, dobbiamo dire, che una volta c'era la cultura familiare che portava anche alla politica, no? Quindi si trasmetteva da genitori in figlio cos'era la politica, che cos'era questo servizio ai cittadini, che cosa bisognava fare per migliorare, come abbiamo detto, la qualità della vita della propria terra. E credo che in realtà eh, oggi tutto questo non c'è, eh, infatti quando si parla dei giovani, i, i giovani eh, non hanno consapevolezza appunto, anche del lavoro svolto dai predecessori, perché bisogna anche dire questo, e tenendo conto eh, che tu hai dato a questo libro il titolo Il sindaco di tutti, è proprio una riflessione per far capire che cosa significasse e che cosa vuol significare ancora oggi essere il sindaco di tutti. Certamente, intanto prima c'era un senso di appartenenza e per questa ragione a volte si dividevano anche le famiglie. In una stessa famiglia, magari uno era, votava Democrazia Cristiana, un altro votava Partito Comunista, un altro Partito Socialista. Cioè, nella stessa famiglia, però nessuno influenzava quello che aveva la sua e la sua appartenenza. Quindi il sindaco di tutti, io ho voluto mettere che non sono solo io, il sindaco di tutti sono tutti quelli che vengono eletti, che non sono il sindaco eh, di una parte, cioè di chi l'ha proposto. Uno quando viene candidato a qualsiasi livello a sindaco parlamentare, consigliere regionale, provinciale, qualsiasi ruolo. È candidato di un partito o di un'area politica, di una coalizione. Quando poi viene eletto, è di tutti. Ogni cittadino ha il diritto di proporgli le problematiche, diciamo, che interessano quel cittadino, quella eh, area sociale, o un professionale. Quindi il sindaco di tutti significa questo, che deve uno lavorare per l'intera comunità a qualsiasi livello e credo che questo sia importante perché giustamente oggi si fa difficoltà anche a riconoscere i ruoli perché non c'è più quella fiducia. Eh, il sindaco veniva eletto e godeva della fiducia e del consenso popolare senza del quale non si può realizzare niente, è inutile che uno si chiude in una stanza, perché poi tutte quelle critiche, quelle divisioni che si creano non favoriscono nella soluzione dei problemi, nella realizzazione di, molto, di opere molto spesso si perde il tempo nelle diatribe, nelle beghe addirittura. Quindi ecco perché io ho voluto anche... Eh, trascrivere degli atti amministrativi, delibere, come dicevo, decreti, eh, una serie di documenti che dimostrano la vera attività, perché senza gli atti, eh, lo dicevo sempre ai miei collaboratori, se noi perdiamo tempo e non produciamo gli atti necessari, un'opera non finirà mai e il mio intento era sempre quello di terminare le opere e non trascurando anche la mia comunità, che non era solo a Cutro. Io sono stato persino in Germania, sono stato più volte a Reggio Emilia, sono stato a Suzzara, sono stato a Cremona, dove c'erano i miei cittadini io mi presentavo con le autorità di quelle non mi riunivo solo con i no, mi riunivo con i sindaci di quelle. Città, a volte anche con dei parlamentari per vedere le condizioni anche di... e c'era un bellissimo rapporto. Sono venuti anche da noi durante la mia attività amministrativa. A Cutro c'è stato Fantuzzi, il primo sindaco che ho conosciuto, poi c'è stata la Spagiari e successivamente anche Graziano Del Rio che poi è diventato anche ministro. Perché era importante far sentire alla propria comunità che risiedeva fuori per motivi di lavoro, la vicinanza della propria amministrazione che significava la vicinanza di quella comunità che era rimasta nel Paese, certo. mantenendo certo. quelle radici profonde che per esempio in determinate occasioni, come il settennale del Crocifisso che ho descritto anche tramite anche un libro che è stato pubblicato Cutro ogni metro una porta di Cinzia Filippini e Bruno Melli, fotografo, sia con fotografie che con testi, dove è raccontato bene il, il settennale del 1995, dove i cittadini... E quell'anno si votò per la provincia ed io fui rieletto consigliere provinciale nelle persone che erano tanto soddisfatte, c'era riguarda... anche benessere nella popolazione. Certo, per un, quanto uno... riguarda la riqualificazione del centro storico, eh, qual è un'altra pagina importante? È una pagina importante ed è descritta bene anche il rapporto, perché è a cavallo di più amministrazioni, però io ho raccontato tutti i vari momenti e anche l'opposizione che svolgeva il suo ruolo, non ho mai criticato l'opposizione perché svolgeva il suo ruolo, perché erano giuste prerogative dell'opposizione il controllo, però quello ti stimolava a lavorare, a trovare le soluzioni, fino poi, poi si capovolgono le cose nella politica come sempre, perché mentre prima una parte politica era all'opposizione, dal 97 in poi ci presentammo come Ulivo e quindi quell'opposizione divenne maggioranza. E allora ecco che cambiò tutto, diciamo, anche, anche nonostante le difficoltà che ci sono sempre nei paesi, perché ci sono, il nostro difetto è il personalismo. Il personalismo danneggia perché a volte si mette da parte l'interesse generale, l'interesse collettivo, e si privilegia il personalismo, cioè quello di voler emergere no, al posto di un altro o magari ci sono anche degli scontri, a volte anche nella stessa parte politica, non è che si tratta soltanto... è un, un difetto della politica è un fenomeno che, che va corretto, va certo. corretto nel modo più assoluto specialmente oggi una domanda che ti faccio, tu ti sei interessato. Il centro storico per lì è stata realizzata quella piazza che è sì. una piazza con la scacchiera pavimentale, pavimentale sì. il monumento dedicato al Pottino, ma noi abbiamo anche valorizzato tutti i beni monumentali, le chiese. La chiesa delle Monachelle è stata ristrutturata e recuperata dopo 44 anni. Tre accordi di programma ho sottoscritto, il primo il 1997 per poi completare l'opera il 2011, tenendo presente che sono mancato poi cinque anni, io dal 2001 al 2006 sono stato assente, poi sono rientrato il 2006 con quel pallino delle monachelle e ho ripreso dove avevo lasciato, c'era un, un limite. Dopo aver ottenuto il finanziamento alla provincia dalla Cassa dei Posti e prestiti non lo portò avanti perché la chiesa, il motivo che era una scusa, non era di proprietà del comune. La prima cosa che ho fatto, ho parlato con il vescovo che allora c'era il vicario, Monsignor Frondina, per acquistare a un prezzo simbolico la chiesa per ristrutturarla e poi concederla alla chiesa. Quindi è stato una cosa, per non parlare del poliambulatorio, una serie di, di opere che sono state realizzate e che sono descritte con tutti libro. gli atti, con l'inaugurazione, con i personaggi che hanno partecipato, perché non è che, è stato un lavoro anche di squadra, giustamente, non è che, però certamente il sindaco è quello che amalgama in alcune occasioni, ho avuto anche rapporti anche sull'aeroporto, lei sa bene l'impegno. Ricordo, lei una volta ha organizzato una conferenza stampa e ho partecipato solo io, perché gli altri tutti eh. erano troppo impegnati. Allora, eh, un altro argomento su cui ti sei interessato, ma puoi darmi tranquillamente del tu, non, non c'è bisogno del lei. Eh, un altro argomento in cui ti sei interessato è quello dell'emigrazione dell dei giovani. Noi abbiamo sempre avuto questa fuga dei cervelli, questi giovani che se ne sono andati dalla nostra terra. Eh, giovani Alcuni sono tornati, ma molti sono rimasti fuori perché hanno avuto opportunità di lavoro diverse e la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Se non ricordo male, hai scritto una lettera tu anche su questo. Certo. Eh, perché vedevo che noi facevamo tante cose. No? Realizzavamo delle opere. C'era anche lo sviluppo culturale. Però... Pensavo quanta gente ancora parte e deve andare via per motivi di lavoro e scrissi una lettera ai parlamentari del Crotonese e al Presidente del Consiglio, mi sembra ci fosse il Presidente Dini all'epoca del Consiglio, e manifestavo questa difficoltà, la stampa ne diede molto risalto all'analisi che facevo io di come non c'era un impegno eh, efficace per frenare questa immigrazione che avrebbe portato poi a un danno enorme come poi si è verificato. Quindi eh, era un'analisi una, un sul campo, perché chi governa, chi amministra ed è a contatto con i cittadini conosce bene le problematiche, se cioè uno si dedica, che io mi sono dedicato. Io ho dedicato la mia vita ai problemi della comunità durante che ho svolto il mio ruolo e forse anche questo è il motivo di essere riuscito come la documentazione testimonia, sono riuscito a realizzare delle... perché li ho seguite anche con, una, con uno stato d'animo di voler realizzare, di non voler bloccare un'opera e anche dei giovani abbiamo sempre sfruttato tutte le normative, in Calabria, non nella provincia di Crotone, ma noi siamo stati il comune che più ha occupato i giovani nell'ambito dei lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili, grazie anche all'impegno del sindacato, insomma di tutte le varie forze, però il comune di Cutro è stato trainante su questa cosa, perché non abbiamo mai mollato, anche quando il 98 mandarono a casa tutti in Calabria all'epoca, Michelangelo Tripodi fece una legge che prorogava di sei mesi, rimasero poi quei giovani, perché lo Stato poi stanziò dei fondi per stabilizzare quei lavoratori. Io li ho stabilizzati tutti i 40, 40 più 4 che erano cococo. -co -co, Riportato nel libro con tutta la documentazione necessaria. Allora, siccome siamo eh, al termine, io ti faccio un'ultima domanda, eh, ti chiedo una risposta breve, ma ti chiedo questo: i comuni sono sempre in difficoltà economica. Da quello che tu hai raccontato anche ai nostri microfoni, ecco, quando si ha voglia di aiutare la propria terra, si può fare anche quando ci sono questi problemi economici? I problemi economici, i comuni, come dici ci sono sempre, però ci sono anche tanti finanziamenti che provengono dall'Unione Europea, che noi questi quali abbiamo utilizzati anche nel seguito di questo racconto, come è stato per il percorso delle cinque chiese, per la Via Crucis, un centro servizi, e anche scuole materne, abbiamo utilizzato i fondi europei che grazie ai progetti, in questo caso nella seconda fase eh, ho avuto anche la collaborazione dell'ingegnere Ottavio Rizzuto, che è stata una persona che ha dato un grosso contributo non solo a Cutro ma anche a Crotone. Nelle opere che sono state realizzate l'ingegnere Rizzuto ha dato veramente un contributo eccellente, un professionista serio che secondo me è stato un po' diciamo, maltrattato. Molto maltrattato. Eh, quindi... Infatti, la, la sua scomparsa, la sua morte, io ti ringrazio di averlo ricordato perché anch'io ho voluto ricordarlo nel giorno del, del suo funerale proprio per tutto quello che ha fatto. No? Quindi è facile puntare il dito, ma è soprattutto toccare la dignità della persona. E credo eh, che... Ci sono i documenti che parlano, appunto. la documentazione. Questo ripeto farà parte del lavoro successivo sul quale io sto già lavorando da un po' perché non è semplice scrivere le cose e prima di pubblicarlo l'ho fatto vedere a due persone che uno è Michele Furci che ha alle spalle più di 20 volumi per vedere se era degno di essere pubblicato e lui mi ha incoraggiato mi ha detto, guarda io ho una storia così ma non l'ho non l'ho mai vista eppure quel giorno della presentazione Matteo partecipo a tante presentazioni però una partecipazione così massiccia così corale e affettuosa non l'ho mai vista gente che è venuta anche da Crotone da, da Crucoli, da Scandale sono venute un po' da tutte le parti per una testimonianza un riconoscimento come, hai seminato al, al, bene dobbiamo dire che, che hai seminato mi bene mi sono sempre rapportato sempre nell'interesse della comunità, anche con gli avversari politici. Spesso sono stato accusato di fare comunella, specialmente all'aeroporto, ma se uno ha un ruolo istituzionale, io ho firmato anche sulla caserma militare, che è stato concretato il primo lotto e che ancora vige quel protocollo d'intesa e l'accordo di programma che se non viene modificato impegna lo Stato a completare la caserma. Quindi è una cosa seria. Anche lì c'era al primo protocollo il professore Giuseppe Nesticò, al secondo il dottor Chiara Vallotti. Cioè, se quelli erano i presidenti, no, non firmo perché fanno parte di... Ma cioè c'è una mentalità a volte anche molto, sbagliata, molto strana, cioè, tu devi sempre... L'istituzione, ecco perché il sindaco di tutti, ma anche il presidente della regione di tutti, il presidente della provincia di tutti, cioè ognuno che ha il suo ruolo, il, il primo obiettivo deve essere L'interesse collettivo è la propria comunità che amministra e governa e deve rapportarsi con tutte le istituzioni dello Stato, con la Prefettura, con tutte le varie autorità dello Stato e anche le istituzioni politiche che in quel momento hanno un ruolo specifico di rappresentanza di una comunità regionale, provinciale, locale. Io ti ringrazio di essere venuto nei nostri studi perché abbiamo raccontato questo pezzo di storia. E devo dire che abbiamo bisogno di riportare alla mente quello che si fa in positivo per il nostro territorio. Noi diciamo sempre che è un territorio che ha tante possibilità e deve uscire dall'emarginazione, è un territorio che deve puntare su settori come il turismo, però ecco, i tuoi riferimenti anche ai giovani, alla, alla religione, a tutto quello che è stato fatto, è un segnale che chi ha voglia di fare fa. E non guarda chi c'ha intorno, guarda direttamente l'obiettivo che vuole raggiungere. Quindi eh, grazie veramente di cuore per essere stato qui, un libro importante, vi ricordo il titolo Il, titolo, il sindaco di tutti di Salvatore Migale. Un sindaco, un consigliere eh, provinciale, un consigliere comunale, una persona che si è messa a disposizione del cittadino. E queste sono figure che devono in tutti i modi essere ricordate, bisogna parlarne perché questo territorio, questa nostra terra, ha bisogno di figure di questa portata dove la politica torna ad essere il servizio al cittadino. Grazie di essere stato grazie qui. A voi, grazie a voi.